Ciao ragazzi, qui è giorno e torniamo a parlare di questa benedetta 1.4. Siamo entrati ufficialmente nella quarta e ultima settimana di test e quindi si avvicina la data del rilascio. Non hanno detto una data ancora, quindi ragazzi, non abbiamo ancora una data precisa per l'uscita, ma hanno parlato di ultima settimana, quindi ci possiamo aspettare una release a breve. Questa settimana però senza State of the Game perché i community managers sono in viaggio da qualche parte e non potevano essere presenti. E quindi sono comunque uscite le patch notes della settimana 4 e le andiamo a vedere insieme. Naturalmente il nodo principale è quello che ha animato la community negli ultimi giorni e quindi il botta e risposta su Reddit e su YouTube riguardo alla facilità del gioco e principalmente delle missioni underground. Come potevamo immaginare, la Massive ha deciso di fare una via di mezzo tra quello che era la settimana 3 e la settimana 4. Infatti, riguardo ai danni che fanno i nemici, c'è stato un vero e proprio calcolo sbagliato che loro considerano quasi un bug. Il 15% che era stato annunciato la settimana 3 è stato messo sopra il 15% della settimana 2, che ha portato ad un totale del 30%. In realtà, quello che volevano fare era quello di mettere il 15% rispetto alla settimana 2. Infatti adesso nella settimana attuale il danno sarà diminuito del 15% rispetto alla settimana 2, ma aumentato del 21% rispetto alla settimana 3. Un po' contorto come ragionamento, ma la cosa importante è che i nemici rispetto alla settimana precedente fanno un pochino più male. Entrando nello specifico delle missioni underground, che erano il punto di riferimento preso per fare test di difficoltà, anche lì c'era qualcosa che non andava. Infatti le missioni challenge dell'underground non si scalavano correttamente in base ai giocatori rispetto alle missioni normali, come poteva essere per esempio una Lexington o una centrale elettrica. E quindi completarla in solitaria era più semplice che completarla in gruppo. Questo ora è stato risolto, sono stati aggiunti più nemici uguale al numero che si troverà nelle missioni normali e in più hanno abbassato un po' la frequenza dei drop nell'underground per evitare che con maggiori nemici nella missione si ottenessero più drop. Quindi ora una missione underground dovrebbe essere simile a completare una missione normale, sia in termini di difficoltà che in termini di drop. Torniamo a parlare dei nemici e in particolare degli elite. Nella settimana precedente era stato introdotto un nerf alla loro armatura del 20% per renderli più semplici da uccidere. Questo nella settimana 4 è stato completamente tolto e l'armatura è tornata ad essere come era prima. Questo sempre per il discorso fatto in precedenza, in tutti i giorni precedenti, riguardo alla facilità con la quale i nemici venivano giù. Una cosa che sembrava essere un po' troppo potente era la salute per uccisione. Averne tanta dava la possibilità di non usare per niente la cura o i medikit, vista anche la facilità dei nemici. Nella settimana 4 tutti i pezzi che avevano la salute per uccisione verranno quasi dimezzati per quanto riguarda la percentuale e il bonus dei due pezzi del nomade verrà abbassato dal 20% al 14%. Su questo diciamo, abbastanza d'accordo perché se uno metteva la salute per uccisione ovunque e in più usava i due pezzi del set del nomade, veramente era in grado di rigenerare una gran parte della salute uccidendo magari anche solo i mob rossi e quindi con molta facilità poteva essere sempre full vita. Il talento robusto che si poteva trovare su alcuni giubbotti, quello che aumentava l'armatura quando si era dietro un riparo per esempio, è stato scalato dal 30% fino al 10%. Infine, ci sono i soliti bug fix che non sto qui ad elencarvi tutti perché sono un po', però spicca finalmente il fix della smart cover che non potrà essere più distrutta dal fuoco amico, ma solo dalle flashbang o dalle granate EMP dei nemici. Questi saranno i cambiamenti che ci saranno nella settimana 4 del PTS. Come detto, sarà l'ultima settimana del PTS, quindi aspettiamoci una data a breve. Purtroppo, come pensavo io, il bonus della fede del cacciatore e della sentinella riguardante i danni colpo alla testa non sono stati toccati. Questo mi preoccupa un po' perché, come ne abbiamo parlato anche noi durante qualche live, Wiz, un altro noto YouTuber che sta giocando sul PTS, ha trovato una piccola falla riguardo a questi due set che in combinazione con uno shotgun sono capaci di causare danni da one shot. Spero che per l'ultima tranche di fix che ci sarà la settimana prossima, prima dell'uscita, questa cosa venga presa in considerazione per evitare di trovarci una sorta di Sentinella 2 in zona nera. Per
Bene ragazzi, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un like e soprattutto iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima, ciao!